Un saluto e buonasera a tutti i telespettatori di Set Shells Edizioni Televisive. Giuseppe Schiavo che vi parla qui dal palazzetto Andrea di Concilio di Agropoli. Questa sera la Polisportiva Agropoli affronta in questa 18ª giornata di campionato la 2S Martina Franca. Partita eccezionalmente spostata in lunedì sera, visto che nella giornata di ieri il palazzetto è stato occupato da gare di danza sportiva. Quindi sfida del lunedì, un posticipo, se così vogliamo chiamarlo, quello di stasera, visto che tutta il resto della giornata ha giocato ieri pomeriggio, sappiamo anche i risultati qui alla mano. Quest'oggi l'Agropoli deve tornare a vincere dopo la sconfitta, quella di domenica scorso sul campo di San Severo per 92-72. L'Agropoli che ha disputato davvero una brutta partita, quella contro San Severo, soprattutto poco prolifica dal punto di vista realizzativo. Sicuramente mancava Romano, che è una guardia che pesa tanto nell'equilibrio della squadra, un giocatore forte, fondamentale, ma non voglia essere una scusante. L'Agropoli deve riscattarsi. Arrivano i primi due punti dell'Agropoli, va a segno Antonietti sull'assist di Marulli, 2-0. Procediamo con una breve lettura delle formazioni. Questa sera per la Polisportiva Basket Agropoli sono disponibili Buono, Romano, Serino, Cacace, Pongetti, Fiore, Antonietti, Palma, Nozzolillo e Marulli. E intanto abbiamo visto il bel canestro di Davide Serino, che dopo aver rubato palla è partito in avanti, ha messo a segno il 4-0. Per la 2S Martina Franca invece sono disponibili Di Bello, Danna, Fedele, Poti, Verri, Vignali, La Sorte, Dalfini, D'Aversa e Lucas Raffaelli. Quest'ultimo è impossibile dimenticarlo, vista la sua partecipazione qui in questa squadra, in questo Basket Agropoli. Grazie anche a lui l'Agropoli riuscì in quell'anno a fare il salto di categoria dalla C2 alla C1. Agropoli in questo momento ancora in fase d'attacco, prova ad insistere Fiore, va dentro ma viene chiuso, alla fine forza il tiro, chiuso di nuovo, poi da sotto Antonietti sbaglia, ancora Fiore, 4 di rimbalzo, non ci sono spazi, allora riporta fuori il pallone. Agropoli organizza l'azione da cavo, Marulli che sfrutta il blocco di Serino, va dentro, arresta e tira all'indietro, viene stoppato, poi Fiore non arriva a prendere il pallone contrastato dall'avversario, si riporta in attacco Martina Franca, lo fa in questo istante con il suo playmaker Danna. Poi attenzione, arresto e tiro, sbagliato questa volta però da parte di Verri. Di nuovo Agropoli in avanti, Antonietti in terzo tempo, ringrazia Marulli per il bel lancio. Già Agropoli sul 6-0, iniziata bene in questo avvio di partita la Polisportiva Agropoli. Prova a rispondere Martina Franca, va dentro in terzo tempo ma sbaglia Danna, poi attenzione ancora da sotto. Va dentro Verri e realizza, travella il canestro del 6-2. Lancio lunghissimo di Marulli nelle mani di Serino, che da sotto trova uno spazio e alla fine con un gancio riesce a mettere a segno. Il secondo lancio da dietro il centrocampo di Marulli, precisissimo. E ha mandato a segno prima Antonietti e poi adesso Serino. Va il tiro Fiore da tre punti, pallone sul ferro, ci arriva però Pongetti al rimbalzo, Antonietti anzi si gira e tira e va a segno, Luca Antonietti, 10-2. In attacco Martina Franca, però c'è stato un fallo, fallo di Fiore. Come dicevo prima, nella giornata di ieri si è giocata la quinta giornata di ritorno di questo torneo di divisione nazionale B, girone D. Bisceglie ha battuto Francavilla 96-89, Venafro batte Taranto 75-82, anzi mi correggo, vince Taranto, Scafati batte Bernada 71-48, Monteroni perde contro San Severo 77-93, Maddaloni perde in casa contro Molfetta 58-61, e poi l'ultima gara che va a chiudere questa quinta giornata la si sta giocando stasera, quella tra Agropoli e Martina Franca. Marulli persino che va alla lui da tre punti, no da due, ha messo i piedi sulla linea, altri due punti comunque per Davide Serino, 12-4, davvero una buona partenza. L'Agropoli che va sempre a segno quando va a cercare il canestro.
Prova a insistere il giocatore di Martina Franca Verri, va dentro, infrazione di passi però. Non c'è il canestro. Chiama lo schema Marulli. Antonietti si gira, va ancora dentro lui Antonietti da solo, fischiabile lo sfondamento. Buona iniziativa di Antonietti, però si è lasciato troppo andare. C'è fallo di sfondamento. L'Agropoli alza anche molto il pressing. E infatti c'è subito il raddoppio alto. Martina Franca prova a risalire con i passaggi e ci riesce. Di Bello va dentro in terzo tempo, realizza. È una zone press questa che effettua l'Agropoli in genere dopo il tiro libero realizzato. E poi a volte a sprazzi nel corso della partita. Chissà, con la zone press si recupera palla per questo pressing forse nato già dopo la metà campo, però chiaramente si rischia qualcosa dietro. Come in questo caso quando Martina Franca è riuscita a realizzare. 12 a 6 comunque il punteggio, canestro sbagliato di Serino. Martina Franca di nuovo in attacco con il suo playmaker Danna che batte Fiore, va dentro, attenzione passaggio sotto, era andato Serino a recuperare sull'avversario e quindi di conseguenza ha lasciato libero Verri che da sotto non ha sbagliato. 12 a 8 Marulli, c'è blocco di Serino, Marulli va dentro però si vede chiuso da due o tre persone, poi in angolo Fiore, la finta di passaggio, va dentro, chiusa ancora, poi Antonietti prova il passaggio, pallone che gli viene strappato via dalle mani. Va dentro Danna, viene chiuso. Riparte da capo Di Bello, va sotto e ne chiusa anche lui, prova il tiro e realizza. Ancora una volta Verri, l'unico che forse sta realizzando per Martina Franca. 12 a 10. Corre ai ripari dalla panchina coach Paternoster, stanno per entrare Riccardo Romano e Pongetti. Ancora un canestro sbagliato dall'Agropoli, si sta un po' spegnendo però la squadra di coach Paternoster. Pallone nelle mani di Poti, osserva i suoi compagni, attenzione 3 secondi al termine dell'azione, 2, va al tiro allo scadere dei 24, Raffaelli ma è sbagliato, l'Agropoli prende palla, va in avanti Marulli velocissimo, pallone dentro per Serino che fa mandare a vuoto i suoi avversari e realizza Davide Serino, 14 a 10. Difesa uomo per l'Agropoli, in attacco Martina Franca. Verri in gira per Raffaelli che va dentro in terzo tempo, realizza Lucas Raffaelli. Fiore, eccolo che riceve poi per Marulli. Ancora Marulli, va dentro, fallo, fallo su Roberto Marulli, ha commesso fallo Lucas Raffaelli. Ecco i cambi, entrano Pongetti e Romano, escono Fiore e Antonietti. Marulli allunga troppo il palleggio, si fa rubare palla, in attacco Martina Franca, attenzione terzo tempo, realizza Lucas Raffaelli, 14 a 12, ma l'Agropoli è già dall'altra parte, va questo tiro Riccardo Romano, poco concentrato, direttamente sul fondo. In attacco Martina Franca, è un po' scoperta l'Agropoli, va al tiro immediato ma sbaglia per fortuna Poti, attenzione va a terra Pongetti, non c'è fallo, l'Agropoli ha recuperato palla, Marulli va in attacco, pallone subito in angolo per Romano, finta il tiro, poi va in terzo tempo, il gioco è fermo, c'è fallo di Danna sulla penetrazione di Riccardo Romano. Palazzetto quello Andrea di Concilio non pienissimo come la domenica, voi per il giorno che è lunedì sera molto probabilmente.
Tuttavia i fedelissimi del Basket Agropoli sono sempre presenti. Serino si gira e tira, ma c'è stato fallo. Fallo di Verri. Inizia il primo Serino. Ancora Serino 2 su 2. 16 a 14. Martina Franca in attacco. Danna scambia con Verri. Poi ancora Danna prova ad andare dentro in penetrazione. Scala su di lui Serino. Pallone sotto dove non c'è nessuno. Direttamente sul fondo. Arriva il primo cambio anche per Martina Franca, sta penetrando con il numero 14 Vignali, esce con il numero 9 Poti. Marulli per Pongetti, poi ancora Marulli, va dentro, chiuso, allora il pallone fuori per Nozzolillo che finta, poi non ha spazi, prova una serie di palleggi, va dentro in angolo per Marulli che solo da tre punti, Marulli, pallone che sbatte sul ferro e poi esce. In attacco Martina Franca, attenzione, non lasciamo troppo spazio, non lasciamo troppo spazio, Danna, va a segno. Lo facciamo arrivare fin sotto il canestro. 16 pari adesso. 1 minuto e 44 ancora alla fine del primo quarto. Pongetti scambia con Marulli, c'è blocco di Serino, Marulli va dentro, chiuso ancora, poi sotto per Serino, si alza, tira e non sbaglia, dalle da Serino, dategli il pallone sotto canestro e lui lo realizzerà. 18 a 16, di nuovo subito il vantaggio dell'Agropoli, prova a rispondere Martina Franca, ancora ad Anna, prova a dare noie alla difesa dell'Agropoli, non riesce a passare questa volta però, poi Di Bello va dentro, lo tiene Nozzolillo, non abbastanza però perché alla fine trova il canestro Di Bello, di nuovo 18 pari, Agropoli di nuovo in attacco, Marulli scambia con Romano, poi arriva Serino dalle retrovie, dietro la schiena, serve Nozzolillo, guarda per un attimo il canestro ma poi serve Marulli, blocco di Serino, Marulli dentro per Serino ancora, è chiuso, spalle al canestro, vorrà sfruttare il fisico Serino e così infatti va al tiro ma viene stoppato questa volta però, attenzione contropiede Martina Franca, va dentro Raffaelli in terzo tempo e addirittura di nuovo... E addirittura trova il vantaggio Martina Franca, 18 a 20. 39 secondi ancora di questo primo quarto. Riceve Romano, pallone però non troppo preciso da parte di Marulli, che poi da terra lo riconsegna di nuovo a Marulli. Poi ancora Romano, va dentro di forza in terzo tempo, pallone sul ferro. L'arbitro fischia, dice che il canestro era valido perché si è appeso al ferro un giocatore di Martina Franca. Quindi 20 pari. Doppio cambio per l'Agropoli, sono usciti Serino e Nozzolillo, sono entrati il capitano Palma e Cacace. Venti a 20, quindi il punteggio ancora 28 secondi di questo primo quarto, ecco che si alza la zone press dell'Agropoli, tutti nella metà campo degli avversari. Cacace si lascia sfuggire l'avversario, Vignali, Raffaelli, pallone nelle mani di La Sorte, ma intanto l'Agropoli si è rischiarata tutta in difesa. Ancora La Sorte, punta Palma, l'arbitro fischia, c'è fallo del capitano, fallo di Enrico Palma. L'arbitro fischia, c'è ancora un fallo, questa volta però di Marulli, almeno così sembra, infatti è così. Esce proprio Marulli, l'autore del fallo, prende il suo posto Renato Buono in cabina di regia. Rimessa a fondo per Martina Franca, pallone per Vignali, poi lo gira fuori per La Sorte,
che va dentro, prova il passaggio che non c'è, recupera il pallone, buono, 2 secondi al termine, Poncetti va al tiro proprio allo scadere, ma il pallone finisce solo sul tabellone. Il primo quarto si chiude così sul 20 pari tra Agropoli e Martina Franca. Agropoli e Martina Franca ritornano in campo per questo secondo quarto, 20-20 il punteggio. Agropoli che era la partita piuttosto bene, si è portata anche sul 12-2, poi Martina Franca ha recuperato punto su punto, c'è stato qualche attimo di amnesia e l'Agropoli quindi è rimasta sul 20 pari. Vedremo se riuscirà a imporre la propria forza nel resto della partita. Intanto Palma va a questo tiro da 3 punti che si spegne sul ferro, ma recupera poi il rimbalzo Cacace che lo riconsegna a Buono. Poi ancora Palma, Poncetti, gira per Romano, ancora Buono dall'altro lato, si allarga Romano, finta, poi va dentro, chiusa ancora Romano, ma mette a testa giù e va dentro, bellissimo il passaggio per Poncetti che non deve fare altro che alzarsi e mettere dentro, 22-20. Martina Franca in attacco, Raffaelli sfugge a tutti, va dentro, serve Verri che da sotto non sbaglia, la schiaccia dentro, 22 pari ancora. Romano la finta, poi va dentro in velocità, chiuso, pallone fuori per Palma da 3 punti, pallone sul ferro, non ci arriva Poncetti, al rimbalzo l'ultimo a toccare però secondo l'arbitro è stato un giocatore dell'Agropoli, quindi ancora possesso palla per Martina Franca. In attacco la sorte che poi serve Di Bello, ancora Di Bello prova a puntare, Poncetti va dentro, poi la sorte da 3 punti e solo, va al tiro, ma pallone che colpisce solo il tabellone, recupera il rimbalzo Cacace, Buono poi a portare palla per Cacace che arriva da dietro, poi ancora Buono, va dentro, pallone per Poncetti, poi Palma, ancora lui prova a insistere, chiuso ancora, pallone in angolo per Cacace, prova a passare ma gli viene rubato via il pallone. E quindi di nuovo Martina Franca in attacco, attenzione, siamo un po' scoperti. Martina Franca però poi ritorna il pallone fuori, sempre nelle mani di La Sorte. E lui adesso a portare palla, ancora La Sorte, viene chiuso, Palma capisce tutto, però ingenuamente riconsegna il pallone all'avversario, certamente non erano le sue intenzioni. Ancora Martina Franca in attacco, 2 secondi al termine dell'azione, va il tiro allo scadere, non c'è nulla. A terra anche Poncetti, è un giocatore di Martina Franca. Cacace per Poncetti, poi Palma in angolo, pallone sotto per Poncetti che perde palla. L'Agropoli poteva approfittare della superiorità numerica visto che si stava ancora rialzando il giocatore di Martina Franca, non c'è riuscita l'Agropoli. C'è un minuto squale verso le loro panchine, 22-22 il punteggio, 7 minuti e 40 ancora da giocare di questo secondo quarto. Possesso palla per l'Agropoli, Buono, la serie di finte, poi va dentro, viene chiuso, l'arbitro fischia, c'è un fallo, una trattenuta.
e ancora possesso palla Agropoli. Buono. Si allarga e riceve Romano. C'è blocco di Antonietti. In angolo poi Poncetti riceve. Guarda il canestro. Serve sotto Antonietti. Palleggio. Ma si fa rubare via il pallone. Arrabbiatissimo in panchina coach Paternoster. Certo, stava guardando alle sue spalle se il suo avversario gli avrebbe concesso qualche centimetro di spazio. Non poteva vedere l'avversario che di fronte gli andava a rubare il pallone. Buono, va dentro, pallone per Poncetti. Palla persa. Ancora possesso palla per Martina Franco, si riporta in attacco sul 22 pari. Poti tiene lui il pallone, poi serve fuori Dalfini, pallone sul lato, Fedele, poi ancora La Sorte, c'è blocco su di lui, La Sorte però viene chiuso, allora poi Raffaelli, arresto e tiro, pallone sul ferro ed esce, al rimbalzo Antonietti, consegna a Renato Buono, c'è Romano da quest'altro lato, ancora Buono prova a fare da solo, dà il pallone sotto a Palma che non ha spazi, poi allora Antonietti, ancora Buono, il suo avversario non c'era ancora, poteva anche tirare. Buono, va dentro, serve Palma, eccolo il tiro, pallone sul ferro e poi esce, incredibile, pallone che viene sputato via dal canestro, non vuole proprio entrare. Di nuovo in attacco Martina Franca, Poti, c'è blocco, si allarga e tira Poti da tre punti, pallone sul ferro ed esce, il rimbalzo però è lungo, finisce ancora nelle mani di un giocatore di Martina Franca. Ancora in zona d'attacco gli ospiti. Raffaelli prova a puntare Romano, una virata, va dentro Raffaelli, gancio sbagliato però, non c'è fallo, si continua a giocare, in attacco all'Agropoli. Renato Buono, arresta il palleggio, no! Incredibile passaggio lettissimo per Romano. Non va bene, non va bene. Di nuovo in attacco Martina Franca. Corre ripari dalla panchina, coach Paternoster, stanno per entrare Fiore e Marulli, ancora un canestro preso ingenuamente questa volta per le corsie centrali, mette a segno Lucas Raffaelli, 22-24 vantaggio di Martina Franca. Buono, scambia con Antonietti, ancora Buono, la finta, va da solo dentro, pallone che gli sfugge via dalle mani, non c'è nulla, si continua a giocare, attenzione siamo scoperti dietro, va al tiro Raffaelli ma il canestro non c'è, allora di nuovo in attacco l'Agropoli, Romano ma lui con il pallone viene fermato. Pallone per Antonietti, arresto e tiro. C'è fallo. Un po' di confusione nell'Agropoli che non sembra tanto in palla come i primi minuti di gioco. Qualche palla persa di troppo e il punteggio parla chiaro, anche in vantaggio Martina Franca per 24-22. C'è minuto. Si torna a giocare, possesso palla Agropoli, Poncetti, arresto e tiro immediato, pallone sul ferro, poi Romano si butta a terra e recupera palla, serve Fiore che è appena entrato, ancora Romano, ancora da tre punti e finalmente l'Agropoli
trova il canestro. No, non ho ben capito. No, e poi non è uscito, non è entrato. Rimessa a fondo, l'ultimo a toccare quindi è stato un giocatore di Martina Franco. Ancora 22-24, Poncetti scarica a Fiore per fuori per Nozzolillo che sbaglia. Qualcosa che non va, la Cropoli non riesce più a segnare. Neanche Nozzolillo con quest'ultimo tiro. Sbaglia per fortuna anche Martina Franco. Recupera il rimbalzo Marulli, forza ragazzi, andiamo a segnare. Romano guarda il canestro, va dentro, fermato in modo irregolare, giusto il fischio dell'arbitro, giusta la trattenuta fischiata su Romano. Rimessa laterale per l'Acropoli. Romano per Marulli, c'è blocco, va dentro Marulli, arresto e tiro e finalmente va a segno l'Acropoli, trova il canestro della parità 24-24, ancora 4 minuti e 18 secondi da giocare di questo secondo quarto, in attacco Martina Franca. La sorte attende il movimento dei suoi compagni. Vignali poi scarica in angolo per Fedele, converge verso il centro Fedele, stoppato benissimo da Poncetti, pallone che finisce fuori, ancora possesso palla per Martina Franca. Arresto e tiro sbagliato da Vignali, di nuovo la Cropoli in attacco, Marulli in angolo per Romano, è solo lui in attacco, non ha spazi, e Seven quindi di nuovo Marulli, blocco di Poncetti, Marulli va dentro Nozzolillo, il gancio di sinistro e realizza Federico Nozzolillo. La Cropoli ritrova anche il vantaggio 26-24 con quest'ultimo canestro di Nozzolillo. C'è cambio per Martina Franca, esce il playmaker La Sorte, rientra Di Bello, non mi correggo, Danna. Ecco la zone press della Cropoli, questa volta però c'è fallo, fallo di Marulli. Ancora zone press. In attacco Martina Franca, si distende l'Acropoli. Marulli prova a tenere il suo avversario. Poi ancora in attacco Martina Franca. Pallone in angolo, scaricata ancora fuori. Vignali ancora in angolo. Va al tiro sbagliato però. Un giocatore di Martina Franca. Quindi Nozzolillo, serve Romano che arriva da dietro in terzo tempo. Travolge il suo avversario che comunque si era messo davanti, ma l'arbitro fischia a sfondamento. A me sembrava già partito in terzo tempo Romano, il giocatore poi tanto fermo non era tale da prendersi lo sfondamento. Rumoreggia un po' il pubblico del palazzetto Andrea Di Concilio infatti per quest'ultima decisione. Arbitro va a parlare addirittura con il coach Paternoster. In attacco Martina Franca. Ha messo il piede sulla linea del fondo. Il giocatore di Martina Franca, Fedele, quindi la Cropoli riconquista il possesso palla. Marulli si sposta sul lato, si creano degli spazi, riceve Nozzolillo, c'è fallo, fallo di Fedele.
Marulli, c'è blocco, ma Marulli va ancora lui dentro. Terzo tempo sbagliato, però non ci arriva. Poggetti a rimbalzo in contropiede, Martina Franca. Prova a insistere ancora la squadra ospite. Raffaelli, non c'è il passaggio, riconsegna di nuovo a Danna. Va dentro, fermato anche lui. Raffaelli, pallone sotto, sbagliato però per Dalfini, che lo riconquisce comunque a catturare. C'è gancio di Verri, però è sbagliato in attacco l'Agropoli. Va dentro Marulli, fermato, c'è il fallo. C'è minuto, squadra verso le loro panchine. Agropoli 26, Martina Franca 24. Si è segnato pochissimo in questo secondo quarto. 6 punti per l'Agropoli, solo 4 per Martina Franca. Ma mancano ancora 2 minuti e 19 secondi alla fine del secondo quarto di gioco. Bonus di 5 falli, quindi ci saranno tiri liberi per Roberto Marulli. Realizza il primo. Va ancora Marulli, 2 su 2, applausi dal pubblico. Agropoli 28, Martina Franca 24. Leggera zone press da parte dell'Agropoli, che tuttavia non riesce a catturare palla. Tiene palla a Danna, si allarga, pallone per Raffaelli, poi ancora Danna, ha uno spazio, arresto e tiro sbagliato di Verri, recupera il rimbalzo Antonietti. Romano da quest'altro lato, subito in attacco l'Agropoli, va al tiro Romano ma è sbagliato, pallone sul ferro, adesso subito difesa. Attenzione, tiro di Danna da 3 punti, lo realizza. Assegno a Danna. 28 a 27, l'Agropoli è sopra solo di un punto. Ancora 1 minuto e mezzo da giocare. Va dentro Antonietti, terzo tempo, realizza. Bravo Luca Antonietti a prendere questa iniziativa quando ha lo spazio. È davvero bravo ad andare dentro in terzo tempo. In attacco Martina Franca. Tiro sbagliato da Martina Franca, quindi di nuovo Agropoli in attacco. Marulli va al tiro sbagliato da Nozzolillo, non ci arriva Poggetti però al rimbalzo. Resta ancora a terra il giocatore dell'Agropoli che è scoperto in questa occasione. Arbitro però ferma il gioco, c'è fallo di Antonietti. Esce Romano, entra Cacace per l'Agropoli. Per questi ultimi 42 secondi del secondo quarto. Sarà possesso palla per Martina Franca in seguito al fallo di Antonietti.
Agropoli cambia difesa, c'è la zona 2-3. Vedremo se riuscirà ad attaccarla Martina Franca. Subito tiro di Lucas Raffaelli, pallone sul ferro ed esce. Poi al rimbalzo ci arriva ancora Vignali, fermato, infezione di passi. Ultimi 22 secondi del secondo quarto, tutti larghi i giocatori dell'Agropoli, perché andrà buono a provare l'uno contro uno o il passaggio allo scadere dei secondi. 9 secondi, si butta dentro Buono, pallone in angolo per Nozzolillo, arresto e tiro, pallone sul tabellone e poi esce. 4 secondi, va al tiro Antonietti, non colpisce neanche il ferro. Poi al tiro allo scadere Martina Franca. Pallone direttamente sul fondo, si chiude così la prima metà di gara, Agropoli 30, Martina Franca 27, le squadre vanno negli spogliatoi. Si torna a giocare seconda metà di partita, quella di stasera tra Polisportiva Agropoli e Martina Franca. Agropoli in vantaggio per 30-27, Agropoli che era partita fortissimo nel primo quarto, poi dopo sempre che viene il primo quarto si è fatta rimontare e ha trovato la parità sul 20-20, poi in questo secondo quarto Agropoli ha emesso una leggera superiorità comunque e quindi anche il punteggio parla chiaro. Agropoli solo a più 3 punti sugli avversari. Agropoli che si schiera con la zona 2-3 in difesa, quella che aveva concluso il primo quarto. Vedremo se avranno difficoltà gli avversari di Martina Franca ad attaccarla, ad affrontarla e a trovare spazi e schemi giusti per questa 2-3. In attacco l'Agropoli, c'è Serino sotto canestro che commette infezione di passi, mostra anche l'arbitro qual era il piede perno che aveva usato, ma non riesce certamente a distogliere il direttore di gara dalla sua decisione. Quindi di nuovo in attacco Martina Franca. Attenzione, pallone dentro incredibile. Lucas Raffaelli rimasto solissimo. Sotto canestro, non ha fatto altro che alzarsi e tirare, era solo lui. 30-29. L'arbitro fischia intanto, c'è un fallo, fallo di Poti. Rimessa a fondo, se ne incarica Romano. Pongetti fa spallate, si allarga Marulli, è lui proprio a ricevere, poi fuori per Renato Buono, ancora Romano dall'altro lato, serie di palleggi, poi scarica sotto per Pongetti, si alza, tira ma sbaglia, peccato. Agropoli in campo di fatto con Renato Buono e Marulli, due playmaker di ruolo. L'attacco Martina Franca perde il possesso palla in questo istante. Di nuovo possesso palla Agropoli. Buono, chiama lo schema. Romano si allarga e riceve Pongetti, gira per Marulli, ancora Buono, blocco di Pongetti, Marulli ha uno spazio, si infila dentro, poi chiuso sul fondo, arriva Pongetti e c'è fallo, una spinta, giusto il fischio dell'arbitro. Ci saranno tiri liberi per Luca Pongetti. Intanto con le partite che si sono giocate tutte nella giornata di ieri, una breve lettura della classifica aggiornata quindi con le partite giocate ieri pomeriggio. Comanda sempre Giova Scafati a quota 30 punti, a seguire San Severo a quota 26, Agropoli a 24 con la partita di stasera che si sta giocando in questo istante, quindi da recuperare. Bisceglie e Francavilla a 20 punti, Lanciano Basket a 18, Martina Franca che è l'avversaria di stasera dell'Agropoli a 16 punti, Bernalda a 14, Molfetta a 12, Venafro a 8, Taranto a 6 e Monteroni a 4. Questa quindi la classifica, Agropoli che
rimane a quota 24 punti. Vincere oggi significa andare a pari punti al secondo posto contro San Severo. San Severo che ha battuto l'Acropoli proprio domenica scorsa, quindi la classifica è molto corta. Vincere 1-2-3 partite di seguito significa molto. Speriamo che l'Acropoli stasera riesca a portare altri due punti in classifica. C'è fallo ancora su Poncetti, mentre sta tirando un po' sotto canestro. Voleva addirittura l'antisportivo il giocatore dell'Acropoli, così non è. Ci saranno però tiri liberi per Luca Poncetti. Va con il primo Poncetti, lo sbaglia. Ancora Poncetti, c'è il secondo, 1-2, 32-29. Raffaelli invita i suoi compagni a salire, chiama lui lo schema. Agropoli che è ritornata alla difesa uomo. Arresto e tiro di Raffaelli, realizza. Azione dell'Agropoli, buona riuscita, o meglio non tanto, poi alla fine va a prendersi un tiro forzato. Serino, pallone che rotola lentamente sul ferro e poi esce. Rumoreggia il palazzetto, non ci crede nessuno che quel pallone è uscito. Cambio nelle file dell'Acropoli. Esce Romano. Entra Antonietti. Rimessa laterale per Martina Franca. Se ne incarica Raffaelli. Chiama lo schema Danna. Pallone sul lato. Poi ancora Raffaelli. Di Bello. Raffaelli a tre punti. Va a segno. Trova il canestro del 32-34. Di nuovo vantaggio di Martina Franca. Sbaglia il passaggio buono, costringe agli straordinari Poncetti. L'arbitro fischia. L'arbitro dice che l'ultimo a toccare è stato un giocatore di Martina Franca. Marulli. Poncetti. Di nuovo per Marulli che chiama lo schema. Adesso è buono a fare la guardia. Va dentro Marulli in velocità. In angolo poi Poncetti. Anzi Antonietti, viene chiuso. Fallo di sfondamento. Eh no, così proprio non può andare. Acropoli sotto i due punti. E infatti c'è un minuto chiamato da coach Paternoster. Acropoli sotto i due punti per 32-34. Siamo di 16 ancora da giocare questo terzo quarto. L'Acropoli è un po' così comunque, sembra un po' sottotono rispetto al ritmo delle altre partite.
in attacco Martina Franca. Arresto e tiro all'indietro sbagliato da Danna, poi recupera il rimbalzo però la mette dentro Dalfini. 32-36, Agropoli a meno 4. Buono, esce, riceve Antonietti. Marulli, arresto e tiro da 3 punti immediato, pallone sul ferro, Pongetti non ci arriva al rimbalzo. Di nuovo in attacco Martina Franca, ancora con Danna, pallone in angolo, attenzione, si ritorna il pallone sulla linea del perimetro. In attacco Martina Franca, ancora con Danna, la gira per Verri, il tiro sbagliato, al rimbalzo ci arriva Pongetti, serve il pallone consegnato nelle mani di Renato Buono, si riporta in attacco l'Agropoli, c'è blocco di Pongetti, Buono sceglie l'altro lato, va dentro in penetrazione, l'arbitro fischia, c'è un fallo. Esce Pongetti, entra Cacace. Serino, subito per Cacace, Buono. Ancora Antonietti, arresto e tiro, pallone sul ferro. Ha un blocco l'Agropoli in fase offensiva, non si riesce più a segnare. In attacco Martina Franca, Danna. Pallone per Verri, la gira per Dalfini che subisce fallo da Serino. Raffaelli, la gira per Di Bello che va dentro, chiuso, fa ancora il pallone sotto, palla a terra, Cacace prova a darla a Renato Buono che non riesce a controllarla. C'è cambio per Martina Franca, esce Di Bello, entra alla sorte. Raffaelli fa saltare l'avversario, va al tiro ma sbaglia, al rimbalzo ci arriva Serino, più in alto di tutti. In attacco l'Agropoli, Nozzolillo, va dentro, serve Buono, arresto e tiro da 3 punti, pallone sul ferro. È ancora un'occasione buttata dall'Agropoli. La sorte, pallone per Raffaelli, chiuso, Dalfini, ancora per la sorte, c'è blocco. Si allarga la sorte, il pallone sotto, l'arbitro fischia, c'è un fallo forse. Fallo di Nozzolillo. Roserina a buttare la mano, a recuperare palla, può andare l'Agropoli in contropiede, 4 con Re, va dentro Buono che fa tutto da solo, poi serve Cacace, il pallone non è però preciso. Esce Buono, entra Marulli dopo quest'ultima giocata. Sicuramente non una delle partite migliori di Renato Buono, almeno fino a questo punto. Peccato perché è un giocatore che può davvero dare tanto. Va dentro Raffaelli. C'è fallo. Blocco irregolare di Dalfini. Riconquista quindi il possesso palla l'Agropoli. Nozzolillo per Marulli che chiama lo schema. Si riporta in attacco l'Agropoli. Antonietti, non c'è il passaggio, allora prova a fare da solo, va dentro ma sbaglia. Marulli va al rimbalzo, non ci arriva. In attacco Martina Franca, la tocca con un piede, Danna se ne accorge l'arbitro. Ah, quindi è ancora possesso palla Agropoli.
Nozzolillo per Marulli, va dentro Marulli, non c'è spazio però, ancora blocco di Serino, pallone fuori per Nozzolillo, ancora per Serino, c'è fallo, fallo di Danna. Cambio per Martina Franca, esce Danna, entra Poti, tiri liberi per Dadi Serino, bonus di 5 falli, finalmente arriva il canestro da tiro libero per bonus, ancora Serino 2 su 2, prova a far respirare un po' l'Acropoli, che nonostante ciò rimane sotto per 34 a 36. Va dentro ma Raffaelli, poi scarica fuori a un suo compagno, prova a insistere Martina Franca, alla fine l'arbitro ferma tutto, c'è infrazione di passi di Dalfini, appassi dal pubblico ad incitare l'Acropoli, ad incitare i propri beniamini. Possesso palla per la squadra di coach Paternoster, Acropoli a meno 2 a 3 minuti al termine del terzo quarto, va dentro velocissimo Marulli ma perde palla. C'è qualcosa che non va proprio, una questione di testa, non solo tecnico o tattico. Come si fanno a sbagliare così tanti tiri, tante palle perse? Pallone direttamente fuori, perde il controllo del pallone Verri. Proprio Verri ad uscire. Prende il suo posto Vignali. Di nuovo Acropoli, forza ragazzi, forza, andiamo a segnare. Marulli si porta sul lato, viene chiuso e non c'è spazio, allora Serino fa taglio. Nozzolillo guarda il canestro, va dentro, non ci sono spazi, alla fine serve Cacace che sbaglia. Le sbagliamo davvero tutte adesso. Si sbaglia l'impossibile. In attacco Martina Franca, la sorte. Pallone per Raffaelli, poi Dalfini, ancora la sorte, trattenerlo Cacace, c'è blocco, la sorte, va dentro, chiuso, passaggio però sbagliato, lo recupera Raffaelli, va dentro in terzo tempo, pallone che schizza via tra un paio di rimpalli, alla fine l'arbitro fischia, non c'è nulla, c'è cambio nell'Acropoli, esce Cacace, entra Romano. Marulli, Romano, Antonietti, Nozzolillo, c'è taglio di Antonietti ma Nozzolillo non lo vede, poi si prende il tiro Marulli, pallone sul ferro, riconquista il possesso palla Martina Franca, ancora in attacco la squadra ospite, gancio e canestro realizzato da parte di Dalfini, 34 a 38, l'Acropoli a meno 4. Romano è a terra il suo avversario, si prende il tiro, pallone sul ferro ed esce, non ci arriva Antonietti al rimbalzo, di nuovo Martina Franca. Scorre il cronometro, Martina Franca sempre in possesso palla, l'arbitro fischia, c'è fallo su Raffaelli. Meno di un minuto al termine del terzo quarto. Liberi per Raffaelli, va a segno con il primo. Ancora Raffaelli 2 su 2. 34 a 40.
Marulli va dentro ma è chiuso. Allora Nozzolillo si prende il tiro da 3 punti, pallone sul ferro, al rimbalzo ci arriva però Romano, scarica fuori per Nozzolillo, l'arbitro fischia 3 secondi nell'area del pitturato, perde un altro possesso palla Agropoli. In attacco Martina Franca, sbaglia questa volta però da sotto Dalfini, ritorna in attacco l'Agropoli, 14 secondi al termine del terzo quarto, si andrà fino allo scadere del cronometro. Marulli, ancora Marulli, va in palleggio, poi scarica fuori per Nozzolillo che batte l'avversario, va al tiro da 2 punti e realizza finalmente Nozzolillo. Agropoli 34, Martina Franca, Agropoli 36, mi correggo, con l'ultimo canestro questo di Nozzolillo, Martina Franca 40, Agropoli quindi a meno 4, ultimi 10 minuti di questa partita. Si torna a giocare, ultimi 10 minuti, ultimo quarto di Agropoli, Martina Franca, Agropoli in svantaggio per 36-40, un terzo quarto davvero brutto sotto il punto di vista realizzativo, Agropoli che ha realizzato pochissimi punti, ora non ricordo di preciso quanti, ma davvero poco, proprio male in questo terzo quarto. In attacco l'Agropoli, Romano va dentro, in terzo tempo fermato, non c'è nulla. Di nuovo Martina Franca in avanti. La sorte, sfrutta il blocco e va dentro. Poi il pallone fuori. Ancora poi in angolo, va il tiro. Sbagliato però. Sbagliato da Poti. In attacco l'Agropoli. Nozzolillo va dentro in terzo tempo e realizza. Finalmente, forza ragazzi, forza, mettiamocela tutta, fino alla fine. Di nuovo Martina Franca in attacco. Prova a rubare un pallone Romano ma non ci riesce. Raffaelli, passaggio dentro, non c'è nulla. Riconquista il pallone Romano, una virata, si porta in attacco, c'è fallo. Giusto il fischio dell'arbitro, il fallo di Vignali nel tentativo di contrastare la ripartenza di Riccardo Romano. C'è cambio per Martina Franca, esce Vignali, entra Poti. 38-40 il punteggio, 8 minuti e mezzo ancora fino alla fine della partita. Tiene il pallone Marulli, esce, riceve Romano, gira dall'altro lato per Antonietti. Infatti è così, Antonietti un palleggio e poi arresta. Poi il pallone in angolo per Serino, fronteggia l'avversario, va dentro Serino in terzo tempo e realizza Davide Serino, eccolo qui, eccole le giocate che vogliamo vedere. Quando vuole e quando può Davide Serino si mette la squadra sulle spalle, 40 pari, adesso è tutto da giocare, adesso l'Agropoli deve far vedere se è veramente più forte. In attacco Martina Franca, Danna va dentro, arbitro fischia, c'è fallo però di Antonietti. Fallo di Antonietti mentre Danna stava tirando, ci saranno i tiri liberi per il playmaker di Martina Franca. Da come primo Danna e lo realizza. Di nuovo vantaggio ospite 40-41.
con questo libero appena realizzato. C'è Danna anche con il secondo, 40-42, quindi il punteggio, c'è cambio poi per Martina Franca, esce Poti. Marulli. Ancora Marulli, per Romano, gira per Antonietti. L'arbitro fischia, c'è stato un fallo, forse una trattenuta di Verri. Infatti è così, trattenuta di Verri su Serino. Proprio Serino che si incarica della rimessa dal fondo, serve Antonietti, poi ancora fuori per Marulli. C'è blocco, Romano sale, ma Marulli sceglie Serino, che poi a questo punto servire Nozzolillo che batte l'avversario con un palleggio, ma il tiro è troppo corto. L'arbitro fischia, c'è un fallo al rimbalzo di Romano. Una spinta. Spinta di quindi di Romano, 40-42 il punteggio, 7 minuti e mezzo ancora da giocare fino al termine della gara. Possesso palla per Martina Franca. Agropoli che dà dei segni di ripresa, cenni di riuscire a giocare un po' meglio, ma così tanto poi non è, almeno a mio parere. Al tiro Martina Franca ha sbagliato per fortuna da Verri, si riporta in attacco la squadra di Paternoster. Arresta il tiro di Romano da 3 punti e realizza Riccardo Romano tra il boato del palazzetto. Canestro preziosissimo, l'Acropoli ritrova il vantaggio seppur solo di 1 punto, ha un canestro che serve tanto a respirare e fare rianimare i tifosi dell'Acropoli presenti qui stasera al palazzetto. 43-42. Ancora in attacco Martina Franca, attenzione, si prende un tiro da solo e non sbaglia Verri. 43-44, va subito a rispondere Romano, va dentro il terzo tempo, a terra Romano, l'arbitro fischia, attenzione, discussioni con il direttore di gara. Marulli e Romano vanno a parlare all'arbitro. Marulli, o meglio Romano, voleva il canestro perché diceva che il giocatore di Martina Franca si era appeso al ferro in modo da evitare che il pallone potesse entrare. Non so cosa ha deciso l'arbitro, che in questo momento va a parlare con l'allenatore anche di Martina Franca, Alessandro Fantozzi. Piovono fischi dagli spalti, discussioni anche fra Marulli e Verri Campo. Non so di preciso cosa abbiano deciso gli arbitri. Non c'è nulla, sarà possesso palla per Martina Franco. Ok, tanto casino per nulla. In attacco Martina Franca. Danna tiene lui il pallone, attende il movimento dei suoi compagni, poi riceve Dalfini, gira dall'altro lato, poi ancora Danna, prova a battere l'avversario, non ci riesce, allora poi serve fuori il numero 15, la sorte che sbaglia però, al rimbalzo ci arriva Serino, 6 minuti ancora, in attacco Marulli, blocco di Serino, Marulli va dentro, batte l'avversario, chiuso, e allora Romano da 3 punti, pallone sul ferro però, sbaglia ancora una volta Romano. Quanti tiri sbagliati stasera da parte dell'Acropoli, qualche scelta di troppo. Attenzione, l'arbitro fischia, il gioco è fermo, fallo tecnico alla panchina, fallo tecnico fischiato al coach Paternoster. Serino va a parlare con l'arbitro. Serino dice che se questo era fallo tecnico al coach dell'Acropoli Paternoster, avrebbe dovuto fischiarlo anche prima in precedenza alla panchina di Martina Franca. Intanto ha sbagliato il primo libero la sorte, sbaglia anche il secondo, 0 su 2,
ci sarà però possesso palla per Martina Franca. Intanto dalla panchina coach Padre Nostri richiama a raccolta tutto il pubblico del palazzetto per incitare i ragazzi per questi ultimi 5 minuti e 48 di gara. Possesso palla per Martina Franca, la sorte, finta, va dentro, viene chiuso, attenzione a Di Bello, va dentro, pallone sotto, controllato male dal giocatore di Martina Franca, poi ancora tiro di Di Bello, l'arbitro fischia, c'è fallo, due tiri liberi per Di Bello. Partita che si è animata molto in questi ultimi minuti di gara. Realizza intanto il primo libero Di Bello, 45 pari, va ancora Di Bello, non c'è il secondo però, al rimbalzo ci arriva Serino, 45 pari, Agropoli in attacco, Marulli tiene il pallone, c'è blocco di Serino, Marulli guarda il canestro, ci vuole 3 punti Marulli, pallone sul ferro e poi esce, ma quanti tiri sbagliati dall'Agropoli, da Marulli, da Romano, da Nosso Lillo, se ne sono presi davvero tanti i giocatori dell'Agropoli, come è giusto che sia, ma veramente brutte percentuali stasera al tiro. L'arbitro fischia e a terra un giocatore di Martina Franca, è proprio lui l'autore del fallo, così decide il direttore di gara. C'è il cambio per l'Agropoli, esce Marulli, entra buono. Cinque minuti e 14 ancora. La partita che sembra interminabile. Sono continue interruzioni. Buono per Antonietti. C'è blocco. Ancora buono. Va dentro. Di primo palleggio. Poi Serino. Salta l'avversario. Va il tiro Serino. Tiro troppo corto. Ma buono. Ricattura il rimbalzo. Ferma il palleggio. Poi serve Palma. Grava lui Palma. Da 3 punti. Pallone sul ferro. Non c'è neanche il canestro di Palma. In attacco Martina Franca, la Palma recupera un pallone prezioso, in attacco ancora l'Agropoli, 3 contro 3, va al tiro, Romano, 3 punti e finalmente va al tiro e realizza Riccardo Romano la bomba da 3 punti. Quanto ci è voluto, quanto ci fa soffrire l'Agropoli, quanti tiri dalla lunga distanza di Romano sbagliati, di Nozzo Lillo ma anche di Marulli, alla fine Riccardo Romano trova questo canestro che riporta l'Agropoli sullo più 3, 48 a 45, ma ancora 4 e mezzo da giocare, ancora una partita che non avrà tanto da dire, le squadre sono verso le loro panchine, vedremo chi riuscirà ad avere la meglio. Si torna a giocare, in attacco Martina Franca, porta palla a Danna, prova a tenerlo buono, poi ancora Danna, va dentro in terzo tempo, pallone crotola sul ferro ed esce, buono, recupera il rimbalzo, batte l'avversario, poi il primo palleggio, poi ancora dentro per Palma, poi arriva Romano e realizza Riccardo Romano. Buono questo contropiede che ha visto partecipe, buono Palma e poi Romano che alla fine ha concluso 50-45. In attacco l'Agropoli, Raffaelli, Di Bello, va il tiro sbagliato però dal fine, recupera il possesso palla Agropoli, ancora Romano insiste nonostante una carica dell'avversario, buono poi si porta fuori e con calma fa ripartire l'azione, ancora buono, va dentro, è chiuso però non ci sono spazi, Serino batte l'avversario, arresta il tiro fermato e fallo da 3 forse, quindi saranno 3 tiri liberi. Mi sembra che abbia tirato da 3 o forse no,
No, è due? Sì, due tiri liberi per Davide Serino. C'è primo minuto, però le squadre vanno verso le loro panchine, poi Serino andrà dalla linea della carità a tirare questi tiri liberi. Agropoli 50, Martina Franca 45. Si torna a giocare. Agropoli quindi 50, Martina Franca 45, 3 minuti e 35 secondi ancora da giocare. Tiri liberi per Serino, realizza il primo. Ancora Serino, 2 su 2. Bene così, Agropoli ha più 7. Adesso manteniamo il vantaggio. Adesso difesa, ragazzi. In attacco Martina Franca. Pressing forzato da parte di Renato Buono. Va dentro, ma sbaglia però il giocatore di Martina Franca. L'arbitro fischia. Canestro non è valido perché il fallo è stato precedente quello di Renato Buono. Canestro quindi non valido. Fallo di Buono. Primo fallo personale. Rimessa a fondo. Messa a lato, se ne incarica Raffaelli, pallone fuori per il suo playmaker Danna, ancora Danna, si allarga, poi il pallone per Raffaelli, arresta il tiro da 3 punti, pallone sul ferro, recupera il rimbalzo Romano, consegna a Renato Buono, con calma adesso, con calma ragazzi, andiamo a fare canestro, non affrettiamo conclusioni, va dentro Buono, c'è spazio, Buono, realizza Renato Buono, 54 a 45. Raffaelli va dentro, l'arbitro fischia, c'è stato fallo, fallo di Enrico Palma, fallo del capitano, c'è bonus di 5 falli, quindi ci saranno tiri liberi per Lucas Raffaelli. 54 a 45 il punteggio, 1 minuto e 48 al termine della partita. Va con il primo Raffaelli, lo sbaglia. Bene così. Va il secondo Raffaelli, lo realizza, 54 a 46, 2 e 46 al termine della partita. Buono va dentro, viene fermato, si muovono i suoi compagni, Buono dietro la schiena, perde palla ingenuamente. In attacco Martina Franca, va dentro velocissimo Danna, fermato da Serino, non c'è fallo, tiene palla Buono, andiamo in attacco 4 contro 1, andiamo a fare canestro, Antonietti dentro, fermato, fallo. Fallo di Raffaelli, però 4 contro 1, bisognava fare canestro. Bisognava fare canestro in questo contropiede dove l'Agropoli ha visto in superiorità numerica, si è preso però il fallo Antonietti, arriva il cambio, esce Renato Buono che è sembrato leggermente più in ripresa, leggermente più in palla in quest'ultimo quarto rispetto al resto della gara. Ha ripreso il suo posto in cabina di regia Roberto Marulli. Ci saranno tiri liberi per Antonietti. Sbaglia il primo.
Antonietti va con il secondo. Un saluto a tutti i telespettatori di Set Chelsea, edizioni televisive. Siamo qui al palazzetto, partita davvero entusiasmante quella di stasera contro Martina Franca, tutto per la partita punto a punto, ma adesso l'Acropoli sembra essere più in gioco, sembra mostrare la bella pallacanestro che ha sempre fatto fino a questo punto, e quindi il vantaggio per 54-46. Acropoli adesso in attacco con Romano, un palleggio all'indietro, poi serve Marulli, c'è blocco di Serino, ancora Marulli va dentro in angolo per Palma, è chiuso però, arriva poi Romano, l'arbitro fischia, infrazione di passi. Nulla di fatto. Entrambe le squadre sono in bonus di 5 falli, quindi in caso di fallo ci saranno tiri liberi. Meno di 2 minuti al termine. Va dentro Danna, arresto e tiro. Fermato, fallo di Marulli. Fallo di Roberto Marulli. C'è cambio. Sta per rientrare Renato Buono, forse proprio al posto di Marulli, no, esce Palma. Danna, tiri liberi per lui, sbaglia il primo. Va bene così, che sbaglia Danna, sbagliasse anche il secondo. E invece c'è, 1 su 2, 54-47. Con calma riparte l'Acropoli, che ha il punteggio dalla sua parte. Buono, pallone per Romano. Poi ancora Buono, va dentro, c'è uno spazio, viene chiuso però. Pallone per Antonietti, poi ancora per Romano, va dentro in terzo tempo. Di forza Romano, si prende il fallo. Bene così. C'è fallo di Riccardo Romano. Ci saranno tiri liberi per la guardia dell'Acropoli. Bene così. Fallo prezioso, quello preso da Riccardo Romano. Linea della carità. Eccoci qui in diretta. Ultimi 90 secondi della partita, dalla linea della carità va Romano, realizza il primo libero. Applausi dal pubblico. Ancora Romano. Va con il secondo, lo realizza, 2 su 2. 56-47. Ancora un minuto e mezzo. Adesso proverà ad accelerare i tempi Martina Franca, va subito dentro con il suo playmaker, fermato, poi ancora Vignali, chiuso anche lui, l'arbitro fischia, c'è fallo di Antonietti, una spinta secondo il direttore di gara. Arriva anche il cambio, esce proprio l'autore del fallo Antonietti, prende il suo posto Pongetti. Come dicevo prima, c'è bonus di 5 falli, quindi tiri liberi per il giocatore di Martina Franca. Va con il primo e lo sbaglia. Sbaglia il primo Vignali. Ancora Vignali, 1 su 2. 56-48 il punteggio. Possesso palla per l'Acropoli ad 1:20 al termine. Marulli. Con calma si riporta in attacco. Ancora Marulli, si fa caricare dall'avversario. Bravissimo Roberto Marulli. Usa l'esperienza, costringe al fallo Stefano Poti, e con il bonus di 5 falli andrà anche lui dalla lunetta, anche lui a prendersi i due tiri liberi. Va con il primo Marulli, lo realizza. Va ancora Marulli, c'è anche il secondo. 58-48, l'Acropoli si è portata sul più 10 a 1 minuto e 10 secondi al termine della partita. In attacco Martina Franca, risponde subito con questo canestro realizzato da Dalfini. Marulli pressato da due avversari, ma si riporta in avanti, lancio lunghissimo per Renato Buono, fermato, c'è fallo forse anche intenzionale, quello di Danna.
chiaramente adesso i giocatori di Martina Franca vanno sempre a fare fallo sistematico sui giocatori dell'Agropoli, questo perché costringano gli avversari a mandarli dalla linea della carità e quindi il prima possibile poi a recuperare palla per riportarsi in avanti e provare a realizzare gli ultimi canestri. Sbaglia però intanto il primo libero Renato Buono, va con il secondo, non c'è neanche il secondo, non ci arriva Serino al rimbalzo, eccolo infatti subito da Martina Franca in attacco, viene chiuso il playmaker, poi va il tiro dall'angolo sbagliato però Poti, ancora Romano consegna a Marulli, butta la mano Danna nel tentativo di recuperare palla, pallone che finisce fuori. Ci sarà un minuto, squadre verso le loro panchine. Agropoli 58, Martina Franca 50, ultimi 41 secondi della partita. Vedremo come rimescolare le carte coach Paternoster, saranno gli ultimi 40 secondi di fuoco. Sono solo 8 punti, Agropoli che proverà fino alla fine a gestire la situazione. Ci aspettiamo che Martina Franca faccia comunque sempre fallo sistematico per rubare palla e riportarsi subito in attacco per segnare. Vedremo cosa succederà. Palazzetto quello Andrea di Concilio che è andato via via riempiendosi nel corso della partita e questa inedita sfida di lunedì sera. Arbitro fischia, tornano in campo le due squadre. Non ci sono cambi per l'Agropoli per questi ultimi 41 secondi di gioco. Ci sarà rimessa a lato, se ne incarica Renato Buono. Pallone per Marulli che va subito dentro, serve Poncetti che da sotto è solo e non sbaglia, a segno Luca Poncetti, bene così, 60-50, Agropoli sul più 10. Subito Martina Franca prova a insistere, vuole trovare il canestro immediato, arriva il tiro da 3 punti e lo trova dalla lunga distanza Andrea Vignali. Romano trattenuto, c'è fallo sistematico di Dalfini a 28 secondi dal termine. Come dicevo, è chiaro che i giocatori di Martina Franca proveranno sempre a fare fallo per riconquistare al più presto il possesso palla. Tre liberi per Riccardo Romano, sbaglia il primo. Va ancora Romano, c'è il secondo, c'è il cambio per l'Agropoli, esce Romano dopo una grande partita, sbagliato forse molti tiri ma non si può dire, si può dire lo stesso dei suoi compagni di squadra, quindi ha fatto il suo Riccardo Romano, si è risvegliato quando era necessario nell'ultima parte di partita. C'è stato stato subito il canestro di risposta, ancora 20 secondi però. Come dicevo, quindi c'è stata subito la risposta con il tiro realizzato dal giocatore di Martina Franca. Adesso subito pressing, subito fallo sistematico di nuovo. Tiri liberi per Marulli, va con il primo e lo realizza. Ancora Marulli, dalla linea della carità. C'è il secondo, 2 su 2, 63-56 il punteggio, ultimi 18 secondi, Martina Franca che prova a spingere fino alla fine, va con il tiro Poti ma è sbagliato, l'ultimo a toccare poi è stato Davide Serino che ha messo il pallone sul fondo, sarà ancora possesso palla per Martina Franca, se ne incarica la sorte, esce, riceve Verri, va al tiro immediato, pallone che però finisce sul ferro, ancora rimbalzo per Martina Franca, ancora insistere il giocatore di Martina Franca Fedele, va a segno. C'è cambio per l'Agropoli, esce Davide Serino. Fra lo scoscio di applausi del palazzetto entra Giacomo Cacace. Buono tiene palla, c'è fallo. Fallo di Poti. A 3 secondi dal termine. Punteggio di 63-58. 3 secondi e 3 decimi alla fine della partita. Tiri liberi per l'Agropoli. Ancora dalla lunetta Renato Buono.
in piedi molti tifosi dell'Agropoli qui al palazzetto che vedono la vittoria vicina. Va a segno Renato Buono. Ancora Buono, 2 su 2 dalla lunetta, 65-58, 3 secondi. Ancora Martina Franca, il tiro da lontanissimo, finisce così. L'Agropoli torna alla vittoria dopo domenica scorsa, batte Martina Franca 65-58, il cielo è sempre più blu sopra Agropoli. Dal palazzetto Andrea Di Concilio, Giuseppe Schiavo vi saluta, un saluto a tutti i telespettatori di 7 Scelte Edizioni Televisive.